In realtà non condivido lo schermo, condivido PowerPoint. Solo. Voi dovreste vedere PowerPoint adesso. Vi chiedo sempre, come al solito, di stare muti col microfono in modo che fino a che non avete bisogno. Così possiamo iniziare. Ok, allora, ho visto che c'è qualcuno di nuovo che si è appena collegato. Buongiorno di nuovo a tutti. Mi presento, non mi sono ancora presentato, io mi chiamo Luigi De Russis e sarò appunto il docente di questo corso. È la prima volta che, vi do già un'anticipazione che arriverà più avanti nelle slide, è la prima volta che io faccio questo corso in Alessandria. È la prima volta che questo corso viene erogato in questo modo, anche perché l'anno scorso c'era un mix di persone tra il terzo e il secondo anno della laurea e quindi il corso era un po' più grande di quello che i SEC crediti permettono di avere. E questo è una cosa da tenere in considerazione man mano che andiamo avanti, perché ci possono essere degli aggiustamenti che verranno fatti in corso d'opera, magari anche, se c'è bisogno, con un eventuale vostro feedback, un vostro contributo, se c'è qualcosa che si fa troppo velocemente, troppo lentamente, che non si capisce, eccetera. Nelle slide che avete su DIR, al posto di questa slide che ho scritto dove arrivate e uno screenshot del questionario condiviso con voi stamattina, voi dovreste trovare alcune domande che, visti i numeri di appunto 47 persone collegate, non ho rimosso e ho rimpiazzato con questo questionario. E volevo giusto innanzitutto ringraziarvi perché avevano già risposto 10 minuti fa 46 di voi, quindi quasi tutti quelli che sono collegati. E ovviamente continuerò a monitorare il questionario, ma l'idea era, come ho scritto, quello di capire da dove partite o da dove non partite, e in modo da anche calibrare meglio i contenuti delle lezioni, soprattutto in questa modalità a distanza, evitare di magari dare per scontate cose e non poterlo sapere perché non c'è un feedback diretto da parte vostra, perché se siamo in aula e io vi dico qualcosa che non avete, che non sapete, magari a un certo punto voi mi guardate con una faccia stranita, invece con una video lezione è più difficile. È quasi impossibile, soprattutto con una video lezione magari registrata. E io qui ho riportato solo alcune risposte. La maggior parte di voi, che ho preso appunto un quarto alle due, quindi magari adesso sono un po' cambiate, ma la maggior parte di voi è la prima volta che frequenta questo corso, e questo 23,9% che erano 8-9 persone circa che invece sono alla seconda frequenza, magari alla fine di questa introduzione mi piacerebbe scambiare due chiacchiere con loro o qui su Zoom o nella chat o in un altro modo o via mail eccetera per capire come procedere con l'esame, soprattutto più che per la lezione, se intendono rifrequentare, se non intendono rifrequentare e così via, perché come dicevo prima ovviamente il corso è un po' cambiato rispetto all'anno scorso e quindi è decisamente cambiato rispetto all'anno scorso, è un altro corso rispetto a quello dell'anno scorso e quindi ovviamente quello che sto c'è una differenza notevole nei contenuti e c'è una differenza notevole anche in parte nella modalità d'esame. Ma questo, appunto, se queste 9 persone, 8-9 persone fossero collegate, gli pregherei di rimanere in linea verso la fine o poi di scambiare due chiacchiere in chat o via mail o su Telegram, visto che abbiamo un gruppo. E mi è già arrivata una domanda via chat, vi pregherei però di non farlo in questo momento via chat perché è difficile stare a seguire tutto.
Terrà lei anche la parte di laboratorio? Adesso ci arrivo, ma la risposta in sintesi è sì, perché non c'è una parte di laboratorio, una parte di teoria, c'è un corso, speriamo in maniera organica, che ha sia la teoria che il laboratorio, ma ci arriviamo un pezzo alla volta. Quindi va bene, questo era per dire queste 8-9 persone, se poi dopo possiamo magari sincronizzarci un attimo. Familiarità con le tecnologie, queste sono le risposte che avete appunto inserito nel database, nel questionario. Ecco, va benissimo. Allora, con HTML, come potete vedere, avete quasi tutti una scarsa o nulla conoscenza. Va bene, HTML non è una cosa particolarmente complessa, ma sarà sicuramente una cosa argomento di questo corso. Di CSS la faccenda un pochino peggiore, in cui la maggior parte in realtà non è per niente familiare con CSS, e di nuovo non c'è problema perché sarà un altro degli argomenti del corso, in maniera simile a JavaScript e ovviamente in maniera non solo simile, ma in maniera preponderante per quanto riguarda Node.js ed Express. E per quanto invece riguarda i DBMS e HTTP, ovviamente questo corso non ha come obiettivo quello di insegnarvi come funziona il HTTP come protocollo, ma voi in parallelo dovreste seguire il corso di reti, Reti 1, dove una parte del corso sarà basata sul protocollo HTTP. Ovviamente io vi racconterò a questo punto, vista la vostra al momento non molta familiarità neanche con questo, il minimo che ci serve per capire di che cosa stiamo parlando. Mentre per quanto riguarda i DBMS, è un po' preoccupante per me, diciamo, questa poca familiarità, scarsa familiarità o nulla familiarità, perché per due motivi. Uno, perché il corso di base dati è del semestre passato e quindi dovreste tutti averlo almeno frequentato, se non superato, ma diciamo almeno frequentato. E secondo, perché il corso di base dati, e quindi SQL, cos'è un database, come si crea un database, cos'è una tabella, queste cose qui, sono appunto argomento di quel corso e un prerequisito per questo. Quindi noi sicuramente vedremo come interfacciarci con un DBMS, ma se vi sentite poco tranquilli, poco familiari con SQL, con come si crea una tabella, come si struttura un database, eccetera, vi invito fortemente a dare un'occhiata al materiale del corso di base dati, che dovreste, ripeto, aver già fatto lo scorso semestre. Perché ovviamente non si può parlare di, diciamo che non si può parlare di tecnologie web senza includere a un certo punto un database, però non posso, non ha senso ai fini del corso, e non posso ripetere il corso di database per darvi le informazioni essenziali per poter proseguire sul web. Non ci serve cose particolarmente complicate, però creare una tabella, sapere cos'è una colonna, sapere come si fa una query, fare delle select in SQL per estrarre dei valori, quello è una cosa che bisogna dare per scontato o quasi. Come fare queste query da un linguaggio di programmazione al database, invece, è una cosa che vedremo nel corso, perché appunto sarà propedeutica importante rispetto alla parte web. Da dove arrivate finisce con questi concetti e cosa succede tecnicamente quando visiti un sito web? Queste risposte su cosa succede tecnicamente quando visiti un sito web, ci sono delle idee, magari un po' confuse o magari non ci sono, però va bene, è una buona base di partenza. Sicuramente questo è un argomento che invece affronteremo, essendo questo un corso di web. Mentre per quanto riguarda, hai sentito questi concetti, course non mi aspettavo che molti l'avessero mai sentito, è un acronimo che riguarda prettamente il mondo web negli ultimi, diciamo, 5-10 anni, quindi lo affronteremo quando sarà il momento. Ovviamente c'è una conoscenza abbastanza netta di che cosa sia un server e cosa sia un client, la differenza tra back-end e front-end un po' meno, anche se ovviamente c'è una qualche
una qualche definizione, ma noi ovviamente sul back-end e sul front-end affronteremo qualcosa a momento debito. Quindi io mi dedicherò un pochino meno al server, al client, ma ovviamente un riallineamento di tutti su queste terminologie ci sarà, perché noi parleremo di server, parleremo di client, parleremo di back-end, parleremo di database e parleremo di front-end. Vi anticipo che, per chi ancora non lo sapesse, non c'è, diciamo, un'enorme differenza nel mondo web, quantomeno, e da un punto di vista pratico, da un punto di vista applicativo di quello che dovremmo fare noi, tra un server e un back-end, tra un client e un front-end. C'è una differenza, ma non è così enorme, sempre per quanto riguarda la parte web e sempre per quanto riguarda quello che, di nuovo, faremo noi in questo corso. Cosa faremo noi in questo corso? Noi cercheremo di... Io cercherò, quantomeno, di far sì che voi, alla fine del corso, abbiate queste, diciamo, competenze, queste conoscenze. Quindi, prima di tutto, capire cos'è e come si struttura un'architettura web, possibilmente un'architettura web non del 1990, ma un'architettura web che sia usabile, che sia quasi contemporanea, quindi 2015-2020. E sicuramente vorremmo capire e soprattutto padroneggiare queste competenze di base, quindi non solo in teoria cos'è un'architettura web, ma padroneggiare competenze di base sia per progettare un sito web, un'applicazione web, sia anche per realizzarlo praticamente, visto che questo è un corso comunque in informatica. E per fare questo acquisiremo una conoscenza profonda di JavaScript, sia come linguaggio di programmazione che come ecosistema. Questo perché, volenti o nolenti, soprattutto nolenti, JavaScript è ampiamente utilizzato nel mondo web. Anche se si sceglie di usare altri linguaggi di programmazione per fare parte di un sito web, di un'applicazione web, un pochino di JavaScript a un certo punto lo si incontra e ci si scontra tipicamente. Quindi l'approccio che adesso vi racconterò nella slide dopo sarà in realtà abbracciare, in un certo senso, e partire da JavaScript e cercare di fare il tutto in JavaScript. Non perché JavaScript sia un bel linguaggio, sia facile, sia ben costruito, ma per motivi più pragmatici, il primo dei quali è che questo corso dura 48 ore, ha una parte di teoria e una parte di pratica, in 48 ore, che non sono tantissime, e in secondo luogo perché comunque JavaScript è nel 2020 una cosa fondamentale per la programmazione web. Quindi, qui vado sull'ultimo punto, avere le basi per continuare a programmare per il web in futuro, se voi vorrete, se voi quando andrete a lavorare, per qualunque cosa in un corso successivo, avere delle basi forti sia di quanto riguarda un'architettura web, sia di quanto riguarda la programmazione per il web, che di nuovo non può prescindere al giorno d'oggi da JavaScript, di nuovo purtroppo per fortuna, è però essenziale. Quindi questo vuole davvero essere un corso che mette le fondamenta di quello che vi potrebbe servire anche in futuro per programmare per il web. E ovviamente tutte queste conoscenze, sia più teoriche, più pratiche, cercheremo poi di applicarle a un progetto di applicazione web di media complessità. Quindi non un sitarello di una pagina che quando scrivete ciao ve lo fa cambiare di colore, da nero a rosso, per esempio, ma un qualcosa di un pochino più complesso. Come arriveremo? Ripeto, se qualcuno ha delle domande, alzi la mano o comunque prema yes, prema qualcosa e possiamo così rispondere, se no io vado avanti. Come vogliamo arrivare ad avere questo? Come vogliamo arrivare a raggiungere, diciamo, questi obiettivi? Ecco, vogliamo raggiungere in queste, diciamo, tre fasi e mezzo, che più o meno saranno anche quello che faremo in ordine cronologico. Quindi partiremo da JavaScript come un linguaggio. Quindi questo corso affronterà la programmazione web interamente in JavaScript. JavaScript è storicamente, è sicuramente utilizzato nel mondo web, ma storicamente è rilegato
alla parte client side, per usare un termine che più o meno tutti avete idea di cosa sia, mentre per la parte server side tipicamente, storicamente, non è usato, ma si usano altri linguaggi di programmazione, si usa PHP, si usa Java, si usa Python, si usa altro. Recentemente, e per recentemente probabilmente intendo gli ultimi 10 anni, JavaScript è anche stato utilizzato per la parte server side, quindi per creare applicazioni web interamente in JavaScript, con dei vantaggi e degli svantaggi. Un vantaggio è sicuramente quello di usare un linguaggio di programmazione unico per tutto. Lo svantaggio, per esempio, è quello di usare un linguaggio di programmazione unico per tutto e quindi ogni tanto doversi ricordare che si sta programmando nel client, qualcosa per il client, e quindi le problematiche, le cose che si possono fare sono ovviamente diverse da quelle che si possono fare nel server. E quindi evitare poi di confondere, di mischiare porzioni di codice che da una parte o dall'altra possono non funzionare. Però di nuovo, questo è un corso che ha 48 ore, se fosse fatto di persona avremmo circa 20, avevo immaginato una ventina di ore di laboratorio, di esercizi pratici di programmazione e le restanti di teoria. Cercheremo più o meno di seguire la stessa divisione, ma comunque ha una parte importante, no? Questo punto di progettazione, di programmazione, visto che anche si chiama metodologie per la programmazione web. E quindi una scelta per non impazzire, per non fare un corso da 20 crediti in un contenitore da 6, è stata anche quella di scegliere di usare JavaScript, che tra l'altro, come vi dicevo prima, è davvero oggi una base fondamentale se uno vuole continuare a programmare per il web in futuro, soprattutto per il lato client side, ma non solo. Quindi le prime lezioni, le prime settimane, e diciamo la prossima, quella dopo ancora, noi in realtà non parleremo di web, assolutamente, parleremo di JavaScript. Quindi cercheremo di imparare JavaScript come linguaggio di programmazione, allo stesso modo in cui avete imparato C, allo stesso modo in cui avete imparato Java. Quindi come linguaggio. Quindi quale livello di JavaScript? JavaScript moderno, quindi S6, che dovrebbe essere la versione dell'anno scorso o giù di lì. Quindi costrutti, la semantica, i moduli, un pochino la parte funzionale, le caratteristiche asincrone che sono proprie di JavaScript e così via. E questo dovrebbe portarci via le prossime 2 settimane, più o meno. E ovviamente in queste 2 settimane è previsto, prevederei anche ovviamente delle esercitazioni, dei laboratori pratici per mettere in pratica quello che io vi racconterò, soprattutto in questo caso, a voce. E queste sono le prime settimane di corso, più o meno. Dopodiché inizieremo a parlare di web, avendo in teoria costruito una base, un fondamento di JavaScript, possiamo iniziare a utilizzarlo per il web. Da dove partiamo per utilizzarlo per il web? Partiamo da utilizzarlo nel browser. Quindi, mentre nella prima parte parliamo di JavaScript in generale come linguaggio di programmazione e useremo sui nostri computer come usiamo Java oggi, o come usiamo C, giusto per fare 2 riferimenti a 2 linguaggi che quasi tutti conoscono, secondo il vostro questionario, a questo punto, fra 3 settimane circa, inizieremo a parlare di JavaScript nel browser, quindi JavaScript nel web. Inizieremo a parlare di HTML, inizieremo a parlare di CSS, inizieremo anche a parlare di come si costruisce, di come si progetta un sito web. Non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista di contenuti, di best practice, di che cosa ci mettiamo, del perché la barra di navigazione del sito non può essere obliqua lungo tutta la pagina, ma tipicamente in alto. Quindi tutta una serie di best practice, una serie di informazioni sul layout, su elementi che sono preponderanti comunque di un'applicazione web, di un sito web. Onde evitare di avere siti web magari tecnicamente perfetti, ma totalmente inutilizzabili o orribili, o una combinazione delle 2 cose precedenti. Quindi avremo anche una piccola parte che riguarderà, una parte quantomeno, che riguarderà appunto il layout, come si progetta un sito web o un'applicazione web. E poi parleremo sicuramente del DOM,
quindi come manipolare tipicamente attraverso JavaScript la struttura di un sito, di un'applicazione web. Parleremo degli eventi, parleremo delle proprietà, parleremo delle API che possiamo utilizzare all'interno dell'ecosistema del browser, e parleremo anche di accessibilità un pochino mentre spieghiamo le altre cose, in quanto è importante di nuovo non solo creare siti o applicazioni web tecnicamente perfetti, ma anche qualcosa che sia poi usabile e potenzialmente usato dalle altre persone. Non cose incomprensibili che solo voi riuscite a capire dove cliccare per fare qualcosa. E questo sarà circa un altro terzo del corso, di nuovo teoria più esercizio e laboratorio, e l'ultima parte, ignoriamo in questo momento questo ultimo riquadro grigio, l'ultima parte, che non sarà perfettamente, che sarà un po' mischiata rispetto a quella precedente, parleremo delle strutture delle applicazioni web, quindi non solo la parte client-side, ma anche la parte server-side, anche la parte che è relativa al database, e per la parte server-side la faremo sempre in JavaScript, come vi anticipavo, usando Node.js come interprete, come engine per la parte JavaScript, ed Express per appunto creare il nostro server HTTP per l'applicazione web. Ovviamente, parlando della parte server-side, parleremo delle sessioni, parleremo dell'autenticazione, il login, la registrazione e tutti questi altri meccanismi che sono tipici e non particolarmente straordinari del mondo web. E tutto questo, quindi JavaScript come linguaggio, ci serve per fornire una base, un fondamento su cui costruire, diciamo così, la parte client-side e la parte server-side. E man mano che la costruiremo, ovviamente, quando avremo la parte server-side, useremo il client che abbiamo fatto prima per fare qualcosa con questa parte server-side. E infine, mi ero immaginato, ma se c'è tempo lo faremo, se non c'è tempo non importa, una lezione o poco più, una lezione, sarà facile, o meno di una lezione, dedicata a, ok, adesso siamo arrivati qui, abbiamo un buon fondamento di JavaScript, una buona conoscenza di come realizzare un front-end, di come realizzare una parte client-side, di come realizzare una parte server-side, di come agganciarci a un database in questa parte server-side. Se volessimo andare avanti, se volessimo avere dei passi successivi, dove dovremmo andare? Come potremmo muoverci? Il mondo, come si sta muovendo? E allora diremo, se c'è tempo, due parole su cosa sono le single page application, magari faremo un esempietto, e cosa sono le applicazioni serverless, che come dice il termine sono senza server, quindi applicazioni web in cui c'è solo, diciamo così, c'è solo la parte client. La parte server non è da fare perché qualcuno la fornisce come servizio. Però questo è giusto un come, da dove andare da qui, come procedere da qui, che cosa sta facendo il resto del pianeta oggi per andare avanti. Se qualcuno di voi ovviamente volesse andare avanti, e per avere delle coordinate per andare avanti al di fuori di questo corso e al di fuori sicuramente di quello che è richiesto per l'esame. Quindi diciamo che tutto quello che è fatto fino ai quadrati colorati, quindi non grigi, rientrerà in qualcosa che sarà previsto per l'esame. Questo grigio è solo i prossimi passi, se vorreste scoprirne, se voleste sapere, se volete sapere che cosa succede nel mondo web oggi, i prossimi passi, le prossime direzioni, le tecnologie alla moda, che sono alla moda oggi, che magari fra un anno non lo saranno più, sono quelle. E questi sono alcuni puntatori per approfondire, se qualcuno di voi vorrà. E io in tutto questo cercherò di usare il più possibile JavaScript puro, sicuramente per la parte di linguaggio, sicuramente per la parte di ecosystem, e sulla parte server-side useremo ovviamente Express, che è un framework web server-side. E mentre per la parte client-side non useremo nessun framework, questa è una scelta... nessun framework dedicato, questa è una scelta proprio forte che faccio e che non trovo una grande, se volete, corrispondenza con quello che capita
nel mondo lavorativo oggigiorno, dove ci sono le cose più fantasiose, le cose più incredibili, le cose più evolutive che succedono nel mondo client side, con appunto single page application, serverless application e cose così, che però sono cose in cui si impara a utilizzare un framework più che si impara a programmare per il web. Quindi se il corso fosse stato più grande sicuramente poteva avere senso approfondire di più questa parte, che è la parte poi moderna, che è la parte poi contemporanea, che è una parte che però cambia a una velocità pazzesca, quindi una cosa che vi racconto oggi fra una settimana, e parlo di questa parte grigia sempre, potrebbe essere quasi sicuramente sarà diversa, sarà cambiata, l'anno prossimo sarà sicuramente cambiata notevolmente perché è una parte fortemente evolutiva. Quindi davvero questo vuole essere, visto che è l'unico corso di web che fate, un corso di web di base che ponga delle solide, speriamo, fondamenta per permettervi, se vorrete o se dovrete in futuro, proseguire con una buona, con delle buone basi per andare avanti. Quindi questo è molto ad alto livello, poi ovviamente settimana per settimana andremo avanti con più dettaglio su queste varie parti. E allora, come è organizzato il corso? Allora, questa ovviamente è l'organizzazione in persona, noi ovviamente in questo momento non la stiamo seguendo, questa organizzazione in persona, ma come vi dicevo, è un corso da Secredity, quindi per voi vuol dire 48 ore in aula e 112 di studio individuale, per quello che è previsto come definizione di credito dall'università. Noi avremo, se mai saremo di persona, 4 ore di lezione, dalle 4 alle 6 del venerdì, in cui, tranne le prime settimane, ma tanto le prime settimane probabilmente le faremo online, quindi non è un problema, in cui l'intenzione è fare sicuramente 2 ore di laboratorio le ultime 2, dalle 4 alle 6, e 2 ore di lezione le prime 2 ore dello slot. Ovviamente quando saremo di persona non faremo mai 4 ore di fila, che non è proprio umanamente possibile per nessuno di noi, né per me che parlo, né per voi che ascoltate, ma ovviamente faremo delle pause e ci prenderemo il tempo che è necessario, essendo anche il venerdì pomeriggio dalle 2 alle 6 di sera. E comunque in queste ore, sia le ore di laboratorio saranno di laboratorio, noi saremo nell'aula 130 A e B, in cui i computer sono già predisposti per questo corso, e nella parte di lezione anche ogni tanto faremo degli esercizi, ci sarà qualcosa di pratico che magari farò io e voi potrete seguire. In generale il corso ha una forte componente pratica, come avete visto dal programma, avrà alcune componenti teoriche, ma il grosso sarà una componente pratica, una componente di progettazione, una componente di programmazione. Capire cosa fare, ma anche puoi farlo, nel modo giusto possibilmente, o nel modo migliore possibile. E quindi, mentre in quell'aula ci sono dei computer, se voi volete portare il vostro portatile, ovviamente siete liberi di farlo e anzi, incoraggiate a farlo. Ovviamente l'aula ha dei computer fissi, equipaggiati con tutto quello che ci serve, in teoria, e quindi non è ovviamente un requisito stringente. Se avete bisogno di contattarmi, diciamo finita l'emergenza lezione online, diciamo così, questo è il mio indirizzo mail, l'indirizzo istituzionale, e se volete ore di consulenza di persona, quando le potremo riprendere, dovreste richiederle via mail, e vi anticipo già che tipicamente saranno venerdì intorno alle ore di lezione, che vuol dire tipicamente prima delle ore di lezione, perché non penso che nessuno di noi voglia stare qua, voglia stare in università a far cena, però questo è quanto. Quindi questo di nuovo è per quanto... quando inizieremo, se inizieremo, delle lezioni in presenza. Il materiale, e questo di nuovo è un qualcosa di collegato alle lezioni in presenza, il materiale sarà tutto sulla pagina del corso Sudir, di cui voi siete già tutti. Ci saranno le slide, come avete visto, ci saranno eventuali esercizi, ci saranno risorse aggiuntive, che possono essere
appunto, informazioni in più, approfondimenti, gli avvisi tipicamente arriveranno tramite il forum e quindi poi inviati tramite mail, come è capitato per questa prima lezione. Le lezioni, in ogni caso, anche questa lo è, anche quando saremo di persona, saranno video registrate e rese disponibili sulla playlist YouTube, che è linkata qua, ma è già anche linkata sulla pagina DIR. E comunque ogni lezione sarà comunque sempre linkata singolarmente dalla singola pagina, dalla pagina del corso, senza dover accedere alla playlist. Quindi voi in questo momento, la pagina del corso che vedete è strutturata in questo modo. C'è la parte iniziale su comunicazione e coordinamento, dove c'è il link al forum, dove c'è un gruppo Telegram per comunicazioni più urgenti, per cui se non siete ancora su questo gruppo, questo link è il link che trovate su DIR, è il link per iscriversi a questo gruppo, che appunto useremo sia se voi avete delle domande da pormi durante la settimana, quando magari non ci vediamo in queste sessioni di videoconferenza, come capiterà probabilmente la settimana prossima, in cui non ci vedremo, ma avrete solo delle video lezioni da guardare per conto vostro. E quindi se ci fossero domande, richieste da parte di individui, da parte di gruppi o da parte di tutti, questo gruppo è un ottimo modo rapido, soprattutto per sincronizzarsi rispetto a delle mail. C'è una lista di domande frequenti, che in questo momento ha 2 o 3 domande che mi sono inventato io e 2 o 3 risposte che mi sono dato da solo, ma se arrivassero delle domande da parte vostra frequenti, a questo punto verranno inserite qui. Ci sono le regole d'esame, che adesso andremo a vedere nelle slide, e poi vedete che il materiale è diviso per settimane, per semplicità. Quindi, settimana 1, che vuol dire oggi, ci sono queste slide che stiamo vedendo, c'è il link per accedere a questo meeting Zoom, ci sarà il link alla videoregistrazione di questa presentazione, e poi ci saranno altri video che caricherò oggi pomeriggio, che dovreste vedere e fare, in questo caso riguarda l'installazione del software che ci serve, quindi niente di particolarmente complicato o difficile, però sono sicuramente cose che vi serve sapere, vi serve avere installate sul computer prima di iniziare la settimana 2. Quindi c'è già una guida minimale e ci sono poi dei video che riprendono questa guida e la espandono, e ve li caricherò subito dopo questa lezione, sono già pronti, sono solo da caricare. E riguardano l'installazione e la configurazione degli ambienti di sviluppo che useremo durante il corso. Alcuni serviranno subito, dalla settimana 2, altri serviranno molto più avanti. Però ci sono già questi video. Quindi, il compito, l'obiettivo di oggi, oltre a introdurre il corso e rispondere a eventuali vostre domande e curiosità, per cui vi ripeto, se ne avete, alzate la mano dalla lista partecipanti e abilitiamo il vostro microfono, è quella anche di farvi vedere questi 3 video, che durano il primo un quarto d'ora, il secondo 20 minuti e il terzo mi sembra un'altra volta 20 minuti, per installare e configurare tutto quello che ci serve per poi, nella settimana 2, iniziare a lavorare con JavaScript come linguaggio di programmazione, quindi di nuovo senza parlare ancora di web. La prossima settimana la mia intenzione sarebbe caricarvi per venerdì o prima di venerdì una video lezione o più video lezioni, dipende da come le strutturo, sempre su JavaScript, che dovrebbero più o meno mappare le 4 ore di lezione, contando le pause, contando tutto quello che volete, e che appunto riguardano JavaScript, ma non prevederei, a meno che non sia necessario, una sessione in video streaming come oggi. Quindi caricare il video, voi ve lo potete vedere come quando siete più comodi, e magari la settimana dopo ancora possiamo invece avere una sessione in videoconferenza per eventuali domande, eventuali chiarimenti, eventuali approfondimenti. Cosa cambia dalla versione in presenza alla versione che stiamo facendo? In parte lo sapete già, in parte lo volevo chiarire in queste slide. Noi per le lezioni laboratorio useremo 3 strategie. La prima è le lezioni in videoconferenza, come oggi. Quando faremo lezioni in videoconferenza saranno nelle prime 2 ore di lezione, magari non tutte le 2 ore, ma nelle prime 2 ore, quindi dalle 2 alle 4, in quello slot, e useremo Zoom come oggi. E come oggi, in ogni caso, queste lezioni saranno videoregistrate e poi caricate nella playlist di cui prima.
La seconda opzione sarà video lezioni video registrate più sessioni la settimana dopo, per esempio, o comunque il venerdì pomeriggio su YouTube, e sessioni in videoconferenza per domande, chiarimenti, approfondimenti, eccetera, sempre con Zoom, sempre il venerdì nello slot tra le 2 e le 4. La terza opzione, la terza alternativa, è i laboratori, perché a un certo punto vorrei piantarla di raccontarvi cose e iniziare a vedere voi che fate cose e aiutarvi a farle quando c'è bisogno, e quindi saranno i laboratori, quindi la parte più strutturata. E i laboratori funzioneranno in questo modo: io metterò un testo del laboratorio, dell'esercitazione su DIR qualche giorno prima della lezione, quindi qualche giorno prima del venerdì, il mercoledì, il martedì, e il venerdì dalle 2 alle 4, a meno che non ci sia una sessione per la video per la lezione, e faremo una sessione per domande e chiarimenti. Quindi voi in quelle due ore o prima di quelle due ore dovreste fare l'esercitazione, il laboratorio, e io sarò online in quelle due ore e voi potrete entrare in questo meeting, fare domande, condividere lo schermo se c'è bisogno, e staccarvi dalla videoconferenza e poi vi collegarvi un'altra volta dopo 10 minuti se avete bisogno, o mai più se non avete più bisogno, e così via. Quindi questa è la terza modalità. Quindi lezioni possono essere in videoconferenza o registrate più una sessione in videoconferenza nella stessa settimana o nella settimana successiva. I laboratori invece saranno ovviamente in videoconferenza. Quindi vedrò il testo prima, voi potete leggerlo, provare a farlo, e io mi collegherò dalle 2 alle 4, che è più o meno la durata di un laboratorio, se lo facessimo in aula, di persona, del venerdì, e starò qui ad attendere che qualcuno si colleghi e abbia delle domande. Se nessuno si collega, io lascerò il meeting aperto e mi faccio gli affari miei. Se invece qualcuno si collega, ovviamente avrà assolutamente la priorità. Ovviamente, come funziona la consulenza? La consulenza di persona, non è possibile in questo periodo, perché non possiamo incontrarci di persona, ovviamente. Quindi procederei per livelli successivi, quindi comunicazioni urgenti, domande o dubbi di ampio interesse, c'è il gruppo di Telegram, usatelo e iscrivetevi. Se invece volete una consulenza puntuale, uno a uno, al di fuori degli orari di esercitazione o al di fuori degli orari delle sessioni, o non il venerdì alle 4, ecco, che potrebbe essere l'altra alternativa, visto che abbiamo già un meeting, io quello che partirei è: partiamo con una consulenza con una richiesta via mail, se possibile risolverlo magari in 2-3 mail, fantastico, altrimenti ci accordiamo per una video chat, che può essere su Zoom, che può essere su Skype, può essere in altri modi, ma a questo punto è una consulenza uno a uno, quindi me e qualcuno di voi, uno o due di voi, in base al problema che avete, per risolvere appunto qualche problema. Quindi una consulenza normale, solo che non possiamo farla di persona, dobbiamo farla in qualche altro modo. Domande fin qui? Se non ne avete, non fate niente, se ne avete, alzate la mano, quello che dovete farne partecipanti. Ok. Spero che siate ancora vivi e stiate ascoltando almeno. Questo è quel disclaimer che vi raccontavo prima. Questa è la prima volta che questo corso viene erogato da me e con questo programma. Come vi anticipavo, e magari chi ha già seguito l'anno scorso lo sa e può confermarlo o comunque sapere che è un'approssimazione corretta, l'anno scorso il corso è passato dal terzo anno al secondo anno, quindi c'è stato un po' di persone con competenze diverse e con background diversi. E c'era una parte di teoria, poi c'era una parte di tutoraggio che riguardava la parte di laboratorio, e quindi non erano propriamente, diciamo così, sei crediti, erano qualcosina in più. E il tutoraggio era obbligatorio e prendevano dei punti a parte se si faceva la parte di tutoraggio, eccetera. E quest'anno non è così,
Quest'anno è un corso totalmente autocontenuto, quindi solo 48 ore, 9 ore di tutoraggio, in cui, come vi dicevo prima, cercheremo di fare sia la parte di teoria sia la parte di pratica, ovviamente tagliando alcune cose che magari gli altri anni si facevano, ma di nuovo cercando di darvi le basi fondamentali per essere capaci, scusate se vi ripeto per la quarta volta almeno, di progettare e programmare un'applicazione web o un sito web di una certa complessità. Non una cosa banale, ma neanche una cosa estremamente complicata. Non vorremmo alla fine del corso creare il nuovo Facebook che supporti 100 milioni di utenti. Ci accontentiamo di un qualcosa decisamente minore, meno complesso. Sicuramente questo corso è la prima volta che viene erogato con queste didattiche nel remoto, quindi potremmo avere sicuramente cambiamenti, potremmo avere sicuramente aggiustamenti in corso d'opera. Ci possono essere, ve lo anticipo già, gli errori tipici di tutti i corsi nuovi, come lezioni strane o cose troppo facili, cose troppo difficili, laboratori troppo facili, testi non troppo chiari, eccetera. Può capitare, vi chiedo, come dire, scusa fin da ora se capiterà, sappiate che può capitare perché è, come dire, un beta testing, non essendoci mai stata un'edizione precedente, il materiale è tutto nuovo. Quindi qualcosa che può essere chiarissimo per me può essere infinitamente non chiaro per voi o viceversa. Quindi in ogni caso siate pazienti e se avete dei feedback costruttivi, non lamentele, quelle potete tenervele, sono ovviamente in ascolto, potete comunicarle con tutti i modi che avete già, che abbiamo già detto, mail, Telegram, sessioni in video chat, eccetera. Veniamo all'esame. Quindi il corso avrà questo programma di massima su JavaScript, sulla parte client-side e sulla parte server-side. Ha come prerequisito, come vi dicevo, lo ripeto per le due o tre persone che si sono connesse da poco, il fatto che voi sappiate come gestire un database, come fare delle query semplici a un database, e avrà un esame che ovviamente riguarda la parte di progettazione e di realizzazione di un'applicazione web. Quindi non c'è un esame scritto, non ci sono domande di teoria, c'è un progetto da fare e da consegnare, che è la prima parte dell'esame. Quindi progettare e realizzare un'applicazione web. La seconda parte dell'esame è dimostrare durante la sessione d'esame, durante l'appello, il progetto realizzato e una discussione orale di nuovo sul progetto. E adesso entro un attimino nel dettaglio delle due parti. Allora, la prima parte, e questo lo trovate anche già su DIR, se volete leggerlo in un formato un po' diverso. La prima parte dell'esame è appunto questo progetto. Progetto di cosa? Di un'applicazione web, di un sito web di media complessità. Questa progettazione, questa realizzazione sarà fatta in maniera individuale, quindi non sarà un progetto di gruppo. Ognuno ha il suo progetto, la sua cosa, la sua applicazione web da realizzare autonomamente e individualmente. Per realizzare questa applicazione web io vi darò alcune specifiche. Quindi non è un progetto in cui voi vi inventate un obiettivo, un argomento e ve lo fate, ma ci saranno alcune specifiche, che su alcune cose saranno più dettagliate, su altre saranno un pochino meno dettagliate. Apposta, sarà fatto così. Anche per lasciarvi un po' di libertà di scelta. E un po' anche di libertà per discutere delle vostre scelte, perché ricordate che è progettazione e realizzazione. Quindi la parte del faccio delle scelte, sono capace di difendere le scelte che ho fatto, le scelte tecniche che ho fatto, le scelte di progettazione che ho fatto, fa parte appunto della parte di progettazione di un'applicazione web. E le specifiche che vi darò saranno più o meno divise in tre parti. Ci saranno alcune specifiche tecniche, alcune banali, tipo dovete usare HTML5. Dovete usare Express, dovete usare Node.js. Ci saranno delle specifiche stilistiche, per esempio non dovete usare tag HTML deprecati, ma solo tag che effettivamente sono utilizzati, utilizzabili nel 2020. E poi ci saranno delle specifiche funzionali, del tipo sul nostro sito permettete la registrazione di due tipi di account diversi. Vi faccio un esempio di una ipotetica applicazione web che potrebbe essere come progetto, come specifica di progetto. Realizzare un
un'applicazione web che permetta a dei fornitori di caricare del materiale da vendere, indicando la tipologia, indicando quanto è disponibile, indicando il prezzo, indicando, leggendo delle eventuali recensioni che i clienti lasciano, e avere dei clienti che possono loggarsi sul sito, comprare il materiale, leggere le recensioni, inserire le recensioni, eccetera. Quindi questo sono, può essere un esempio di specifica, di idea di progetto, in cui ci saranno delle parti tecniche, ovviamente, deve essere un sito web, non un'applicazione mobile, ci saranno delle funzionalità stilistiche, e delle specifiche stilistiche e delle specifiche funzionali, per esempio permettere la registrazione di due tipi di account diversi, il fornitore e il compratore, e così via. Queste specifiche però non saranno rilasciate adesso e rimarranno valide per tutta la vita, ma cambieranno tra un periodo d'esame e l'altro, principalmente, per non dire unicamente, per la parte funzionale. Questo vuol dire che le specifiche che rilascerò adesso, dove per adesso intendo le prossime settimane, valgono per i due appelli di giugno-luglio. Nel periodo di giugno-luglio, quindi voi avete questi tre mesi, marzo, aprile, maggio, qualcuno il quarto, se l'appello fosse verso fine luglio, per completare il progetto e sostenere l'esame. In quella sessione d'esame io pubblicherò poi le specifiche per la sessione di settembre. Quindi intorno a maggio, giugno ci saranno le specifiche per la sessione, i due appelli di settembre. E quindi non avrà maggio, giugno, luglio, giugno, luglio, agosto per fare la nuova versione delle specifiche. Quindi più o meno lo stesso tempo che state avendo adesso durante il corso. Con la differenza che durante il corso avete anche altri corsi e ci sono ancora le lezioni, quindi non potete ovviamente iniziare domani, se anche io vedessi le specifiche, a realizzare il progetto, ma dovrete iniziare per forza verso la fine del corso. Invece a giugno-luglio ci saranno poi questi tre mesi, due mesi, per la prossima sessione. Quindi deciderete a un certo punto, con un po' d'anticipo, se volete provare a giugno-luglio, quindi prenderete quelle specifiche e proverete a implementarle, se invece volete provare per settembre, per febbraio, avrete tutte le volte delle specifiche diverse, che di nuovo cambieranno per la parte funzionale. Quindi se per caso, ipotizziamo, qualcuno inizia a lavorare per giugno-luglio e poi non riesce a dar l'esame perché la vita capita, potrà sicuramente riutilizzare parte di quello che ha già realizzato con le nuove specifiche, quindi non dovrà necessariamente buttare via tutto e ricominciare da zero, ma sicuramente qualcosa potrà riciclarlo, contando che se non ha potuto dare l'esame a giugno-luglio, sicuramente non era finito il progetto e quindi non era pronto e quindi non si perde il 100% di tutto e probabilmente neanche il 90%. Questo però è quello che succederà. Quindi ogni sessione d'esame, quindi ogni coppia di appelli, quindi giugno-luglio avranno un'unica specifica, settembre avrà un'unica specifica e l'appello dopo di febbraio avrà di nuovo una sua specifica e rimangono costanti per questi appelli. E questo anche per non in un certo senso avvantaggiare chi prende le specifiche in mano oggi e dà l'esame a febbraio, rispetto a chi prende in mano le specifiche oggi, dove appunto per oggi intendo nelle prossime settimane, e vuole dare l'esame a giugno, per dare a tutti più o meno lo stesso tempo di lavoro sulle specifiche in base alle proprie esigenze, interessi e opportunità. Come funzionerà invece? Quindi voi avrete queste specifiche, inizierete a lavorare sul progetto, lo implementerete. A un certo punto, prima dell'esame, prima dell'appello, dovrete consegnarlo come attraverso la pagina del corso su DIR, creerò una sezione apposita, in cui caricare il vostro progetto. E per progetto io intendo il codice sorgente del progetto. Quindi io prendo il progetto, lo devo poter scaricare sul mio computer da questo zip, diciamo, che voi caricherete su DIR e provarlo sul mio computer. Quindi
contenuto. Non c'è una relazione, non c'è niente da scrivere, c'è del codice leggibile, ragionevole da produrre. Questa scadenza sarà 3 giorni lavorativi prima dell'esame, quindi se ipotizziamo l'esame è venerdì 15 giugno, non lo so che giorno sia il 15 giugno, la scadenza sarà 3 giorni prima. In ogni caso, di volta in volta pubblicheremo la scadenza esatta. Il progetto consegnato, come dicevo, deve essere testabile da me. Ma sul mio computer funziona, sono molto contento se sul vostro computer funziona, ma se sul mio non funziona, è un problema vostro, ovviamente. Il progetto è individuale, quindi deve essere realizzato individualmente, quindi tolleranza abbastanza zero per copie o lavori fatti collaborativamente, eccetera. È un progetto individuale e quindi deve essere svolto in maniera individuale. Ovviamente potrete prendere del codice magari da internet o degli spunti o parlare tra di voi, però il progetto deve essere il 99-90% totalmente diverso, il codice deve essere diverso da quello di un vostro collega. Non potete farlo in coppia e consegnarlo individualmente. E sto valutando se prevedere una possibilità di fare il deploy dell'applicazione web su una piattaforma cloud per l'esame, in parte anche per minimizzare la parte del testabile dal docente, perché un'applicazione se è rilasciata ed è pubblica o privata, comunque se è rilasciata su una piattaforma cloud, a quel punto se lì funziona, non è che sul mio computer funziona, ecco, se lì funziona possiamo avere una garanzia che è tutto funzionante, è tutto ragionevole. Questo progetto ovviamente sarà valutato sulle basi delle specifiche che avete ricevuto, quindi sulla aderenza alle specifiche. E questo è il progetto, quindi si tratta di progettare l'applicazione web, di realizzarla, di consegnarla 3 giorni prima dell'appello in cui volete venire a sostenere l'esame. Il giorno dell'appello, e quindi in sessione, ci sarà una dimostrazione del progetto sul vostro computer e una discussione di quello che avete fatto. Quindi in sessione, nelle date e nell'orario previsti per gli esami, tramite iscrizione su S3. E la discussione riguarderà, mentre la dimostrazione è una dimostrazione di come funziona il sito, di come funziona l'applicazione web, la discussione riguarderà le scelte progettuali che avete fatto, il layout, la componente utilizzati, la struttura del database che avete realizzato per il progetto, eccetera, nonché le scelte implementative e funzionali che avete adottato. Dove per scelte implementative e funzionali può voler dire che magari voi fate delle scelte che per me non sono convincenti solo guardando il codice, ma che una volta spiegate da voi lo diventano, perché avete un motivo, avete delle ragioni per cui avete fatto delle scelte. Non avete fatto delle scelte a caso, avete fatto delle scelte ragionevoli. Allora, se è ragionevole ed è convincente, e non è una stupidaggine, allora a quel punto va bene e la discussione è il momento per far emergere queste scelte. Il totale di questo, dimostrazione e discussione più consegna del progetto, vale il voto intero dell'esame, in trentesimi. E se volete avere un'idea di quanto tempo dovrà durare la dimostrazione, non più di 10 minuti. Quindi arriverete il giorno dell'esame con il vostro portatile o col computer del laboratorio, dell'aula 130, e mi mostrerete, come se io fossi uno spettatore, come funziona il vostro sito, quindi all'interno di un browser, non il codice. Per il codice c'è la parte della discussione e il codice l'avrò auspicabilmente già visto prima della dimostrazione della discussione, quindi possiamo parlare di parti problematiche o di parti particolarmente belle, non necessariamente di analizzare riga per riga cosa avete fatto. Quello posso farlo per me, da conto mio. E questo è l'esame. Infine, ecco, c'è una domanda su chi ha frequentato il corso Nove Credi negli anni scorsi. Vi chiedo, come dicevo prima, se è possibile di rimanere un attimino dopo e parliamo con calma del passaggio da 9 crediti a 6 crediti e come gestire questo transitorio. Quindi rispondo ad Andrea G a voce, che mi chiede, per chi ha frequentato il corso, hanno dei crediti, le modalità d'esame
e cambiano, visto che questo nuovo corso vale 6, ovviamente in qualche modo dovremmo fare, perché non posso fare un esame da 6 crediti, anche se magari per voi sarebbe bello, fare un esame da 6 crediti e prendere 9 crediti in cambio. Risorse, la risorsa fondamentale, la risorsa principe è la Mozilla Development Network, che ha molto, se non tutto, per quello che riguarda il web, come documentazione. Quindi questa è una risorsa esterna, molto importante da consultare anche quando svolgerete il vostro progetto, ed è ben fatta, ed è fatta da Mozilla, gli stessi di Firefox. E non c'è, diciamo così, un libro che possa raccogliere tutto quello che si fa nel corso. Sulla pagina, sul programma degli studi, c'è due libri indicati come opzionali, che sono anche disponibili in biblioteca, ammesso che possiate accedere alla biblioteca. Ci sono, io qui ho inserito altri libri, altre risorse, che di nuovo non sono strettamente necessari, e quindi non è necessario che voi li compriate o che li consultiate, ma che possono essere un qualcosa in più se volete. Quindi su JavaScript, per esempio, ci possono essere questi due libri. Il primo è molto molto vecchio, del 2011, l'altro è nuovo, nel senso che non è ancora uscito, quindi ci sarà una qualche versione beta da qualche parte, e che sono su JavaScript. Mentre una serie di risorse interessanti online e gratis, legalmente gratis, sono queste. C'è una serie di libri, diciamo, c'è un libro diviso in tanti capitoli, che si chiama You Don't Know JavaScript Yet, anche disponibile a questo indirizzo, che appunto racconta varie cose di JavaScript, in parte alcune cose in più rispetto a quello che faremo, in parte alcune cose con meno dettaglio rispetto a quello che faremo. Qui è interessato a JavaScript. E poi c'è questo signore, Flavio Copes, credo, non leggo perché ho un pezzo di schermo coperto, che ha pubblicato una serie di handbook, quindi libri molto molto pratici, molto molto pragmatici, su vari argomenti. Quindi c'è quello su JavaScript, c'è quello su CSS, c'è quello su HTML, c'è quello su Node.js, c'è quello su Express e altri che a noi non interessano. Questi 5 sono quelli che interessano. Questi non sono libri da 800 pagine ciascuna, sono handbook, quindi libri molto molto pratici, molto molto orientati al ti racconto quello che ti serve e ti faccio degli esempi. Quindi sono risorse ulteriori, interessanti e utili, che si possono, gratuite, legalmente gratuite, che si possono utilizzare. Per accedere a questi handbook, l'unica cosa che è richiesta è la registrazione sul sito di questo signore con l'indirizzo. Quest'altro invece è libero su GitHub, rilasciato proprio dall'autore che ha scritto queste pagine. Se volete più risorse, e alcune le vedremo, magari saranno linkate nelle slide, se qualcuno vuole degli approfondimenti, se è necessario avere degli approfondimenti, c'è questo, per esempio, questo tutorial, The Modern JavaScript Tutorial, che è una serie di tutorial su JavaScript. C'è questa documentazione di vari API, di vari sistemi, tra cui JavaScript, tra cui Node.js, eccetera, e altro. Giusto alcuni link che possono ritornarvi utile nel semestre. Di nuovo, non è necessario che voi guardiate o scarichiate tutti questi siti con assiduità. Sapere che esistono, quando c'è bisogno, possono essere un aiuto utile. In aggiunta, ovviamente, alle video lezioni e alle slide, che, ripeto, dovrebbero essere sufficienti per sostenere con successo, e per me con successo vuol dire prendendo il massimo del voto, l'esame, senza dover accedere a questi libri e queste risorse. Però possono essere aiuti utili e comodi, per adesso e per il futuro. Invece, per quanto riguarda gli strumenti e elementi di sviluppo, sono essenzialmente questi tre. Noi avremo bisogno di Node.js per utilizzare JavaScript sul computer, come linguaggio di programmazione, prima di tutto, e useremo la versione a long term support, questa LTS, che al momento è la 12.16.1. Useremo Visual Studio Code per buona parte del corso, della settimana prossima, per programmare in JavaScript. E magari, probabilmente, a un certo punto useremo WebStorm come ambiente di sviluppo. Non perché Visual Studio Code non ci basti, ma solo perché WebStorm ha alcune facilità, alcuni automatismi che possono rendere, diciamo, la vita un pochino più facile, un pochino più veloce in alcune operazioni.
Però voi, di nuovo, per l'esame, per esempio, per il vostro progetto, siete liberissimi di usare uno di questi due o altri. E queste tre cose, come indicato da questo simbolone, e come si installano, come si usano, come si verifica che tutta l'installazione sia andata a buon fine, quindi come facciamo a eseguire una riga molto semplice di codice in JavaScript da Visual Studio Code o da WebStorm su Node.js, come vi dicevo, ci saranno tre video che saranno caricati su Dir e nella playlist di YouTube appena finiamo questa video lezione. Quindi qui ci saranno i video passo passo per l'installazione e la verifica di tutte queste tre parti, nonché il set di slide su che è quella guida che è già presente su Dir. Ok, questo chiude l'introduzione al corso, quindi se qualcuno ha domande, adesso è il momento giusto per farle, altrimenti parliamo eventualmente con le persone che hanno il corso, che sono dell'anno scorso, e vi invito a guardare le video lezioni che caricherò a proposito dell'installazione di Node.js e quant'altro, in modo che quando inizieremo la settimana prossima con la video lezione registrata su JavaScript, voi possiate seguire, fare gli esercizi, fare gli esempi che io mostrerò nella video lezione mentre c'è la video lezione o subito dopo sul vostro computer. Quindi se avete domande... È il momento giusto. Se non avete domande, se avete domande, vi ricordo che vi basta togliere il muto al microfono e parlare. Se non avete domande, aspettiamo ancora 5-2 minuti e vuol dire che è tutto chiaro, fortunatamente, e che possiamo magari parlare con chi ha seguito l'esame l'anno scorso, aveva il corso da 9 crediti per capire cosa fare. Se non volete parlare potete anche scrivere in chat, è uguale. Sì, l'introduzione è finita. Quindi, se non avete domande, possiamo salutarci, tranne chi magari deve seguire il corso, aveva il corso da 9 crediti o ha seguito il corso l'altro anno e non vuole, non può, o scegliete voi il verbo, riseguirlo. Quindi, se non avete domande, possiamo chiudere, potete pure disconnettervi e continuare con il pomeriggio del venerdì e avere un buon weekend. Arrivederci. Ok, benissimo. Arrivederci, io stoppo tutto e per favore chi, tipo Andrea G, se è ancora qui, rimanga un attimino. Stoppo la registrazione video.